Arriviamo, guardate i medici ragazzi. Ah, sì, la famo? La famo il mese prossimo, quando inizia la scuola, piano piano costruiamo. Prima famo la base. Queste sono le glicemie di Alessandro. Andiamo a vedere le glicemie delle ultime 24 ore. Ed ecco la mamma. Allora. Mi piacciono da morire perché lo vedo tutto sereno, tranquillo e sembra quasi che qualcosa interagisce, funziona. Come se funziona ancora qualcosa delle idee. Ragazzi, sì. Allora, noi sono un po' di giorni, sono un po' di giorni che stiamo tentando di abbassare il picco serale e stiamo migliorando la deviazione standard. Vogliamo vedere la storia? Allora, questa è la storia di ieri e qui c'è riportata la deviazione standard, 23. Noi di solito oscillavamo intorno a 30-35. E invece, guarda, ieri 23, oggi la deviazione standard è 20. Vedi, sono altre informazioni, tra cui la media di oggi è 93, deviazione standard 20 di oggi, di ieri 23, di l'altro ieri 28, 24, 22, 24, 21. Poi ci sono i giorni precedenti che oscillavamo intorno a 30, vedete? C'è stato pure un giorno eccezionale che abbiamo fatto 19, però normalmente, ecco, diciamo 30 era più normale. Come poi lo possiamo anche vedere raggruppati per giorni, facciamo 14 giorni, ecco, vediamo che 14 giorni era 32, vedi, mediamente oscillavamo 41 addirittura quando stavamo in vacanza al mare, quindi un'oscillazione intorno a 20, come ad esempio gli ultimi 5-6 giorni, a noi ci sembra che quasi come se si autoregolasse, cioè togliendo molta infiammazione, facendolo oscillare più spesso possibile intorno ai valori normali, ci sembra quasi che si autoregoli. Tipo la colazione di oggi, che è incredibile, se vogliamo vedere la colazione di oggi ha mangiato, stava con gli amici e ha mangiato popcorn dal cestino con gli amici, però tante, poi ha mangiato crocchette, poi ha mangiato un gelato e io ho fatto un'insulina a occhio, un 32 carboidrati, dico vabbè, le mangerei abbastanza, cioè una cosa a occhio così, niente, si è bloccato intorno agli 80, adesso stava leggermente dicendo, Ivo diceva, ecco, segniamo era un calo, previsione. È un calo, là gli abbiamo telefonato, abbiamo fatto prendere un marshmallow, però normalmente è incredibile il fatto che una colazione mangiata così, popcorn a caso la prima mattina, mentre una volta quando era molto infiammata all'inizio bastava che toccava una fetta biscottata e schizzava a 300 in 5 minuti, sembrava che aveva toccato il fuoco. Invece qua mangia liberamente, ha bevuto pure una succeda di multivitaminico, popcorn, gelato, crocchette. Secondo me una volta che il corpo sta più tempo possibile senza iper, dopodiché diventa una gestione anche più sensibile all'insulina e sembra quasi che poi nei picchi bassi che funziona, si ferma, sì, quando c'è, quando a un certo punto, che ne so, scende, arriva a 100, sì. Boom, comincia a fare una linea orizzontale, come se magari funzionasse. Ma sì, negli ultimi 5 giorni, da quando abbiamo cominciato a tentare di fare attenzione a evitare i picchi la sera, ha cominciato quando scende a fare dei picchettini orizzontali, come se ci fosse, che ne so, l'1% ma non solo dico di insulina prodotta, ma proprio il glucagone, anche i meccanismi di autoregolazione, cioè mentre scende come se ci fosse qualcosa che lo ferma. Io li noto, quello che è più sensibile all'insulina, sì, perché comunque hai visto, dobbiamo a volte abbiamo dovuto diminuire la basale, certo. Però io ho visto, per esempio, stamattina era a 69 e mi suonava che cominciava a essere basso, io quindi gli ho dato un pochino di succo, come faccio sempre mentre dormiva. Però non è che è sceso oltre, perché il succo gliel'ho dato in quel momento, teoricamente mi doveva far vedere un 60 o 55 se la tendenza era molto, invece mi ha fatto rivedere subito che saliva, quindi ho detto oddio, ho sbagliato a darglielo, invece no, invece si è comunque autoregolato. Vedi che curva è morbida, che quella, ha fatto un'altra lettura 0 minuti fa, sì. 72, cioè quasi ci si appoggia intorno al 70. Siamo così bravi noi, ci deve essere qualcosa del corpo che lavora, anche il corpo sì, di Massimiliano. Noi facciamo attento al massimo per non farle infiammare, quindi voglio dire, abbiamo un target che tentiamo di far ritornare quota 100. Chiaro che se il nostro target era 170,
e magari dico quando scende a 200 va bene che si ferma a 170, è chiaro che il corpo è infiammato, è difficile che ti rimane stabile. Bisogna, per togliere l'infiammazione bisogna stare un bel po' di tempo in valori normoglicemici, se no rimane infiammato. Ma guarda come rimane piatta la curva. Mamma mia, sì sì. Ma io dico, rifaccio il riepilogo, popcorn, crocchette, spinacine, gelato, di patate, crocchette di bolle, le birbe di pollo, sì, insieme agli amici. Anzi, mo mi metto, vi faccio vedere un pezzettino mentre stava con gli amici a mangiare, a fare la colazione. Vabbè, vi faccio vedere quel pezzettino mentre stava a mangiare, incredibile. Un nuovo video di colazione. Ciao ragazzi, siamo con i Midici, tu come sei? Mi? Dico. Tu come sei? Mitico, certo. È miticissimo, quest'altro? Popcornino. È mitico uguale come tutti quanti. Popcornino. Allora Alessandro, che ore sono Alessandro? Da mattina saranno le 10, le 11? Sono le 10.47. Bravo, 10.47 abbiamo visto sul cellulare di Alessandro che è lì in carica. Qui non prende il cellulare, ma per fortuna abbiamo un wifi. Che cosa state facendo Alessandro? Noi stiamo guardando il film, il gol, il film. Allora, di roba è, Zuma? Eh? Su Maradona? No. No. Avete cambiato? Che stai a guardare? Di che parla? È un giocatore, no, un ragazzo che fa tantissimi gol, è fortissimo. È fortissimo a giocare a calcio. Bene, allora Alessandro sta facendo colazione, io gli ho fatto colazione per 33 carboidrati, senza sapere esattamente quanti ne mangerà. Quante popcorn ha mangiato Alessandro? Un bel po'. Un bel po' di popcorn, quindi sicuramente già si 33 carboidrati l'ha presi da lì. Poi c'erano crocchette e anche c'erano quelle, altre? Spinacine. Le spinacine, no. Erano parecchie? Poche. Poche? Sempre troppo poche? Va bene. Sbagliate, sono buone. Ti sono piaciute? Vabbè, dai, potremmo fare pure altre. Quante la mangiate Alessandro? L'ultima basta, Dimmi quante. Ho mangiato tipo 8 spinacine. 70 popcorn. 70 popcorn. 6? 6 spinacine e 6 pezzi di spinacine e poi qualche crocchetta niente? Crocchetta 2. Va bene, allora io penso che già ci stiamo intorno a questi 30 carboidrati. Già 2 ore e mezza, fammi dare uno sguardo alla glicemia. Allora, guarda, glicemia 78, la vedo 70. In calo. Con i rapporti che c'ha Alessandra, la glicemia iniziale di Alessandra è venuto fuori che si è fatto tipo 4 unità. E chiaramente unico proprio per lui, però lo vedo leggermente in calo. Adesso mangia un'altra patata di popcorn, o se no ti do un goccettino di succo. Crocchette, va bene, va bene, va bene, va bene. L'ultima, sì. Allora crocchette, raga, ve le faccio altre? Siete... oh, ditemi raga, vado a fare un altro giro di spinacine e crocchette? Sì, ok. Guarda che mi dica a me, come aiuto i nonni. Aspetta, mo basta far filmato, aiuto pure io, ragazzi. Che spettacolo, sono passati altri 5 minuti, sono le 12.10 ed è sceso di meno di un'unità, quindi da è a 71. Quindi probabilmente o si ferma o se no, anche se scende tra rimane ancora stabile in questo modo. A questo punto penso che dovrebbe anche risalire, visto che gli avevamo fatto prendere un marshmallow. A questo punto dovrebbe anche risalire un pochettino da 71, ma la curva così morbida è incredibile. Voglio rivedere di nuovo la direzione standard di oggi, storia, quella di oggi, deviazione standard 20,7 con la media 93%, 92% all'interno del range. È incredibile, incredibile.